Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Allora, come si vede dallo schermo e come vi avevo accennato ieri, oggi parleremo delle code. Allora, che cosa sono le code e a cosa servono? Innanzitutto, credo siano uno strumento molto molto utile e largamente utilizzato. E se permettono appunto di instaurare una comunicazione tra due task o tra diversi task, oppure tra task e interrupt, oppure tra interrupt e task. La prima, diciamo, funzione più banale delle code è quella appunto di storage. Perché? Perché in pratica all'interno di essa una coda divisa in tante sottoparti può andare a contenere degli elementi, ok? Poi dopo vedremo che noi possiamo impostare la lunghezza di questa coda e la dimensione in byte di ogni elemento, che ovviamente questa dimensione è uguale per tutti, ok? Benissimo. Quindi questo è quanto. Poi ci sono due metodi cioè con cui una coda può essere implementata. Il primo metodo appunto è per copia, che è il metodo che utilizza FreeRTOS. E che cosa vuol dire? Vuol dire in pratica che i dati che il task che deve andare a scrivere, cioè i dati che il task di scrittura deve andare a salvare all'interno della coda, vengono tutti copiati byte per byte, tutti all'interno di queste sottoparti della coda. Ok? E poi c'è un secondo metodo che è per riferimento. E che cosa vuol dire? Che qui dentro non ci verranno salvati i dati, ma solamente dei puntatori a questi dati. Ok? Un'altra funzione importante, largamente anche utilizzata, è la funzione di accesso da più task. Ok? Quindi si possono avere un numero qualsiasi, diciamo, di attività che può andare a scrivere o leggere. Quindi che può andare a fare delle operazioni sulla stessa coda. Anche se è molto comune avere una configurazione di più scrittori, diciamo detti anche volgarmente writer 1 fino a writer n, che vanno a scrivere su una coda e poi casomai un solo reader. Ok? Allora, adesso introduciamo anche una parte molto importante perché poi ci servirà per capire il funzionamento delle funzioni chiave per le code, che è appunto il blocco dei task che vanno sia a scrivere che a leggere in una coda. Quindi allora immaginiamo appunto di avere questa coda divisa in 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 elementi. Ok? Immaginiamo quindi di avere un task, ma questo ragionamento poi viene replicato per n task che va a scrivere, quindi abbiamo il nostro writer. Ok? Questo task deve andare a scrivere su questa coda, ma lo potrà fare solamente quando questa coda è vuota, altrimenti non lo potrà fare. E lui, inoltre, potrà andare a scrivere sulla parte detta back della coda o sulla parte front. Poi dopo vediamo come funziona.
Ok, ma in caso la coda non fosse vuota, come funziona? Allora, quando si va a dichiarare la funzione di send to back o send to front di una coda, si può impostare anche un altro valore che è quello appunto del tempo di attesa. E a che cosa serve in pratica? Questo tempo di attesa lo possiamo vedere come un tempo che noi andiamo ad impostare perché casomai abbiamo fatto delle valutazioni oppure perché abbiamo delle specifiche. Immaginate che voi sapete che dal dispositivo 2 arriveranno dei dati ogni tot millisecondi. Ok? Oppure no, però noi in questo caso stiamo scrivendo quindi che il dispositivo 2 andrà a leggere i dati ogni tot millisecondi. Quindi noi possiamo dire che se lui andrà a leggere ogni, che ne so, ogni 10 millisecondi, gli diamo il tempo di leggere e poi sappiamo sicuramente che la coda sarà vuota e quindi possiamo andarci a scrivere. Ok? Bene. Quindi quando sarà esaurito il tempo che noi impostiamo, cioè scusate, se la coda è vuota, il task verrà riesumato, quindi si sposterà dallo stato blocked allo stato ready. Ma se invece la coda è ancora piena e il tempo che noi abbiamo impostato in cui lui doveva rimanere nello stato di blocked esaurisce, che cosa accade? Accade in pratica che verrà riesumato, considerando n task, solamente il task che ha priorità maggiore. Però qui una giusta domanda potrebbe essere, ma se invece ci sono più task che hanno la priorità maggiore, come funziona? Giusta domanda, verrà riesumato quel task con priorità maggiore e che è stato più tempo nello stato di blocked. Ok? Quindi se scriviamo, se noi abbiamo il task 1 che ha priorità 1, task 2 priorità 1. Poi abbiamo il task, me lo scrivo abbreviato se no non ci entra, priorità 2, task 4, priorità 2. Quindi, se coda piena diciamo, delay esaurito, scusate se scrivo un po' così, ma tanto lo sto dicendo mentre scrivo. Quindi, se la coda è piena, il delay è esaurito, allora, che cosa succederà? Che verranno analizzati i task che sono attualmente nello stato di blocked. Verranno scelti in primis il primo if qual è? Quali sono quelli che hanno la priorità maggiore? Sono questi due, quindi questi qui verranno scartati. Dopo ce ne sono due, ma io ne posso eseguire uno, portare nello stato di ready alla volta. Quindi che cosa farà? Qual è quello che è stato più tempo nello stato di blocked? Mettiamo il caso che è T4, quindi verrà riesumato per primo T4 e questi dovranno aspettare. Stesso ragionamento del blocco viene eseguito per la parte di lettura, solamente che non si va ovviamente a ragionare su quando lei si svuota, ma quando si riempie. Ok? Benissimo. Inoltre, io adesso ho fatto, diciamo, un ragionamento di più task verso una sola coda. Però sappiate che noi possiamo avere anche un set di code, quindi un insieme, diciamo. Questo lo chiamiamo set per dire, dove dentro, no, ci sono più code.
Mettiamo caso che noi abbiamo un codice di scrittura, cioè un task di scrittura, che è collegato a tutte queste code. Se all'inizio queste qui sono piene, il ragionamento vale quello che abbiamo detto qui sopra, no? E ovviamente è speculare nella parte di lettura. Quindi se sono piene, niente, non si può far nulla. Ma in questo caso, quando una di queste quattro si libererà, lui potrà andare a scrivere, quindi non in una in particolare, ma una di queste quattro. Ok? Molto bene. Prima di ritornare sul PC, volevo un attimo dirvi un po' e farvi vedere con questo disegno come ragionano le due funzioni di scrittura, perché su quella di lettura non c'è assolutamente il problema perché ha un solo modo di funzionamento in cui i dati vengono letti da questa posizione, diciamo, verso l'esterno. Ok? Invece togliamo questa freccia. Invece, per la fase di scrittura abbiamo due tipi di modalità. La modalità send to back, che quindi inizierà a scrivere da questa posizione, e poi la modalità send to front, che inizierà a scrivere da questa posizione. Allora, iniziamo con questa modalità. Che cosa accadrà? Immaginiamo di scrivere dei numeri che vanno da 0 a 5. Ho scelto 0 a 5 perché appunto queste sono 0, 1, 2, 3, 4, 5 posizioni, 6 posizioni. Allora, lui co come le scriverà? Iniziando a scrivere, cancello questa parte, allora, iniziando a scrivere da questa posizione avremo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Cancelliamo questa. Facciamo una linea, poi scriviamo in rosso. Invece, per quanto riguarda la send to back, lui inizierà a scrivere da qui, quindi avremo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Questa qui è in fase di scrittura. In lettura, invece, come vi ho detto, lui, cioè lei, la coda, in pratica leggerà solo da questa posizione in poi. Quindi come funzionerà? In questo caso noi leggeremo 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0. Perché in breve il 5 verrà letto e tutti quanti scaleranno di una posizione. 4 verrà letto e tutti scaleranno via, fino a svuotarla tutta. Quindi, come avrete sicuramente capito, in questo caso qui, invece del send to back, leggeremo 0, 1, 2, 3, 4, 5, quindi esattamente al contrario. Quindi, anche in base a come l'unità, diciamo, a valle qui si aspetta di ricevere un dato, noi glielo dobbiamo dare in maniera corretta. Per fare un esempio di quando utilizzare l'una, cioè questa modalità o questa, se mi viene in mente l'ordine dei bit, se lei vuole prima, ad esempio, l'LSB, cioè con lei intendo l'unità a valle qui, scusate, l'unità a valle qui. Se lei ad esempio vuole prima l'MSB o l'LSB, dobbiamo andare a scrivere sulla coda in una determinata maniera. Se quella valle prima vuole l'MSB, allora facciamo in modo che qui, che sul primo valore qui, ci sia l'MSB. Ok, se no, viceversa. Ok. Quindi adesso passiamo sul PC, vediamo le funzioni e poi facciamo degli esempi. Allora, eccoci tornati.
Abbiamo aperto il nostro reference manual e iniziamo subito con la XQ Create. Ok. Come potete vedere, la XQ Create restituisce un Q handle della coda, dove il Q handle po potete vederlo come, il task, come l'handler, come l'handle del task, ha la stessa funzione. Come parametri in ingresso, lei prende due parametri che ho introdotto prima, la lunghezza della coda, quindi detto volgarmente il numero di caselline, di sottocaselline che nell'esempio che abbiamo fatto poco fa erano da 0 a 5, no? Quindi 6. Poi l'UX item size invece è la dimensione in byte di ogni casellina. Ok? Molto bene. Come anche per il task si può creare una XQ Create Static dove non sarà il sistema FreeRTOS ad allocare già la memoria, ma lo dobbiamo fare noi manualmente. Ok? Questa funzione, come sta scritto, questi sono i parametri, come sta scritto qui sotto, restituisce un null quando la coda non è stata creata correttamente a causa di insufficiente memoria, oppure qualsiasi altro valore quando invece viene creata correttamente. Ok, in caso si voglia re resettare, dopo ovviamente che l'abbiamo creata, si può chiamare la XQ, si può richiamare la funzione XQ reset, che adesso vi farò anche vedere. Questa qui quindi è la funzione che va a creare la nostra coda. Poi abbiamo allora la reset, quella che vi dicevo è questa, che dice che resetta la coda al suo stato originario. Any data contained in the queue at the time it is reset is discarded. Ok? Quindi la va in pratica a svuotare. Okay, come se facessimo un reset della memoria. Original version of XQ reset return PD pass or PD fail. Dalla nuova versione di FreeRTOS always returns PD pass. Ok? Quindi andiamo sopra e segniamocela come vista, così da avere un reminder quando rinizieremo a vedere le altre funzioni, come abbiamo fatto per il capitolo precedente. Poi andiamo a vedere questa, no, iniziamo prima a vedere le funzioni di send, dato che abbiamo appena fatto un esempio di come ragiona il send to front e il send to back. Qui, come potete notare, ne abbiamo tre di send, ma dire xqsend e dire xqsend to back è la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Quindi, che cosa prendono? Tutte e tre prendono. Allora, il primo valore è il handler, che è quello che restituisce la creazione della coda. Poi, per il secondo valore, invece, abbiamo il pvitem, toQueue, che non è altro in pratica che un puntatore al valore che dobbiamo salvare all'interno della nostra coda. Ok? Detto così, essendo che inizialmente vi ho detto che i metodi sono per copia o per riferimento, no? Dicendovi che è un puntatore alla nostra variabile, poteva dirvi: ma come? Ci hai detto che è per copia? Perché ci dice un puntatore? Ed è per quello che infatti vi ho fatto gli esempi iniziali, in cui noi, che appunto è l'esempio che abbiamo visto poco fa, in cui noi ci andavamo a salvare quei valori da 0 a 5 esattamente all'interno, e non andavamo a salvare un puntatore che
che andava a sua volta a puntare 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Molto bene. Poi abbiamo la terza variabile, che è appunto di tipo tick type. Già questo qui ci dovrebbe far capire che stiamo parlando del tempo, tra virgolette, diciamo, perché non è un tempo espresso in secondi, ma è espresso in tick, che è l'unità di tempo che si ha in questo sistema. E in questa variabile x ticks to wait ci dobbiamo mettere appunto quel valore di delay che rappresenta il blocco di cui vi parlavo poco fa. Ok? Quindi qui c'è scritto che si può scrivere sul front o sul back, che queste sono la stessa cosa, the same operation, quello che vi ho già detto. Questi sono i parametri, a pointer to the data to be copied in the queue. Eccolo, vedete? The maximum amount of time the task should remain in the blocked state to wait. Eccolo, vedete? Questo è quello che vi ho detto prima. To wait for space to become available. In questo caso, to wait for space perché è una funzione che va a scrivere. Nel caso di lettura, che adesso lo vedremo, ma sarà un tempo di attesa per aspettare che vengano caricati i dati perché è vuota. Ok? E quindi, sempre per andare a spiegarci all'interno di noi stessi il concetto in maniera più semplice. È come se noi inseriamo questo delay per fare in modo, per dare tempo alla coda o di essere svuotata o di essere caricata. Ok? Vediamo cosa restituisce. Restituisce un PD pass se appunto l'invio è andato a buon fine. Altrimenti error queue full, che vuol dire che essendo che è piena io non posso scrivere. Semplice. Benissimo, torniamo sopra. Ok, poi ovviamente, essendo che mi è caduto l'occhio sulle XQSend from ISR, che cosa bisogna dire? Perché poi c'è anche la XQReceive from ISR. Non bisogna richiamare queste funzioni di send e di receive, come neanche quella di message waiting, perché se notate c'è la corrispettiva per questa e questa, per la receive e questa qui, per la send c'è questa qui. In pratica non bisogna richiamare queste funzioni che stiamo vedendo adesso all'interno di una ISR, perché ci sono proprio le funzioni fatte apposta per gli interrupt che vedremo dopo più avanti. Ok? Quindi andiamo nella receive. Ok? Quindi la receive che cosa fa? Restituisce un base type T che sarà uno stato probabilmente, prende l'handler. Ok? Poi prende un puntatore alla memoria in cui saranno copiati i dati ricevuti e poi prende sempre il tempo di attesa. Se andiamo a fare il paragone, che cosa dirà qui? The maximum amount of time the task should remain in the blocked state è uguale. To wait, e questa è la parte che cambia, to wait for data to become available on the queue. Ok? Molto bene, qui si può anche mettere un'impostazione. Allora, si può utilizzare la macro per diciamo specificare un tempo in millisecondi, perché come dicevo prima può essere che abbiamo una precisa specifica da rispettare.
Però se si imposta il valore di x takes to wait come port max delay, questo ca causerà un'attesa indefinita. È giusto cioè, ve lo sto dicendo giusto per completezza. Però per usare questa funzionalità dobbiamo mettere sempre che dobbiamo accertarci che questo parametro sia impostato su 1 nel solito file freertosconfig.h. E questa funzione restituirà il PD pass come nel caso send, se tutto è andato a buon fine, oppure in questo caso vedete queueEmpty, perché in questo caso siamo in lettura, quindi se è empty non ci va bene. Ok? Poi andiamo a vedere l'ultima funzione per oggi e poi faremo qualche esempio. Che è lei. XQMessageWaiting. Allora, in pratica, che cosa fa lei? Ci restituisce in un UBaseTypeT e prende l'handler della coda, che è quello che appunto ci restituisce la creazione della coda. Ritorna il numero di item che sono contenuti nella coda. Currently, però. Ok? Parametri è questo, è return value the number of item that are held in the queue, che sono stati, cioè che proprio sono presenti in quel momento in cui noi li stiamo richiedendo con questa funzione. Ok? Molto bene, quindi ora direi di passare ad un esempio pratico. Quindi torniamo di qua, apriamo il nostro IDE di Arduino. Allora, adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo in pratica a creare due task che vanno a scrivere e un solo task che va a ricevere e giocheremo un po' con le priorità. Ok? Vediamo cosa ne esce fuori. Innanzitutto includiamo la nostra libreria. Includi FreeRTOS. Ok, benissimo. Quindi allora, dicevamo, quello che vogliamo andare a fare adesso è andare a creare due task che inviano e uno che riceve. Allora, innanzitutto dobbiamo creare l'handler handle t e lo chiamiamo queueHandle e facciamo così. Poi qui prendiamo questo, copiamo qui. Completiamo. Adesso lo velocizzo un po'. Ok, eccoci qui. Quindi, in pratica, ricapitolando, si è impallato. Si è impallato, chiudiamolo. Uscita forzata. Allora, in pratica, che cosa ho fatto? Ho creato due task. No. Ho creato due task. Dove sta? Eccoli qui. Due task in cui vado ad inviare, quindi li uso per inviare. Invio due valori differenti che fornisco attraverso la possibilità
di inserire un parametro in ingresso, gli do entrambi, ad entrambi priorità 1, l'handler ai task non mi serve per questo esempio, e poi dopo creo un task di ricezione a cui do invece priorità 2. Quindi questo qui ci fa già capire che quando questo task non funzionerà, perché ad esempio entrerà in uno stato bloccato, questi due, essendo che siamo nel caso di prelazione e di slicing time attivo, per ricondurci sempre alla lezione sugli algoritmi, questi due, quando lui non è attivo, si divideranno il tempo di processamento. E quindi è come quando all'inizio facevamo accendere i LED, stessa cosa. Ok, però vediamo come funziona per l'esempio che abbiamo realizzato qui. Allora, quindi qui che cosa accadrà? Accadrà che per primo, ovviamente, verrà eseguito questo task qui, però all'inizio la coda è vuota, quindi lui verrà eseguito, ma vedrà. Cioè proverà ad essere eseguito, ma vedrà che la coda è vuota e quindi non può fare niente. Ok, perché all'interno del receiver task abbiamo messo questa cosa qui, in cui abbiamo un timeout di 200 millisecondi impostato attraverso la macro che converte i secondi in tick. Quindi lui andrà in blocco, poiché vede che non c'è, che la coda è vuota. Quindi, subito dopo verranno eseguiti questi. Quindi, ad esempio, prima verrà eseguito il sender 1 che invierà 100. Però, essendo che il receiver task verrà attivato quando almeno un elemento è presente nella coda, e il receiver task ha anche priorità più alta rispetto agli altri due, appena il primo dei due caricherà il corrispettivo valore all'interno della coda, il receiver task anticiperà l'esecuzione del sender successivo e andrà subito a leggere, quindi prenderà subito il comando perché il dato è presente e lui ha priorità più alta, andrà subito a leggere il valore. Dopo che l'avrà letto, la coda rimarrà vuota e la palla ritornerà al task successivo che dovrà inviare. Quindi quello che accade lo possiamo riassumere in un disegnino. Quindi apriamo ad esempio PowerPoint, ok, quindi abbiamo il nostro PowerPoint e che cosa accadrà in pratica? Partirà il task 3, che immaginiamo che noi qui abbiamo la nostra inseriamoci una tabella, ok, di tre elementi, la mettiamo qui. Qui ci mettiamo il receiver, qui ci mettiamo il sender 1, e qui ci mettiamo il sender 2, ok? Essendo che quando viene creato il receiver ha priorità più alta, lui proverà ad essere eseguito. Ok? Aumentiamo un attimo la dimensione, spessore, mettiamolo così che si vede meglio. Quindi il receiver proverà ad essere eseguito e immaginiamo che qui sotto c'è il solito
la solita asse dei tempi. Ok? Freccia così. Ok? Immaginiamo che questa è l'asse dei tempi. Quindi il receiver proverà ad essere eseguito, ma vedrà che la coda è vuota, quindi entrerà nello stato bloccato per quell'intervallo di tempo che abbiamo dichiarato all'interno del receiver, che equivale a 200 millisecondi convertito in tick. Quindi la palla verrà spostata, verrà data al sender 1, che è il primo dei due sender che viene dichiarato. Vi ricordate che avevamo visto anche l'esecuzione in caso di stessa priorità. Quindi verrà spostata a lui. Lui invierà il suo valore. Ok? Subito dopo, diciamo che il sender 2, secondo l'esecuzione di prelazione e divisione di tempo, dovrebbe essere subito eseguito e dovrebbe avere lo stesso tempo di esecuzione del sender 1. Però che cosa accade? Che quando lui scrive il suo valore, il sender 1, accadrà che lei, cioè la funzione receiver, si accorgerà della presenza di questo nuovo dato nella coda. Quindi lei subito si attiverà e prenderà il comando perché ha una priorità più alta. Quindi di nuovo verrà eseguita per poi leggere, svuotare la coda e tornare nello stato bloccato. A questo punto il sender 2 avrà la sua parte di spazio. Lui scriverà sulla coda. Come diciamo prima, il sender 1, secondo le regole, dovrebbe partire subito dopo, ma lei si accorgerà che qui abbiamo scritto un nuovo dato, quindi lei lo può leggere, prenderà il comando perché ha priorità maggiore, e quindi svuoterà la coda e tornerà nello stato bloccato, e così via per tutta l'esecuzione del codice. Farà sempre così. Ok? Quindi sender 1, receiver, sender 2, receiver, sender 1, receiver, sender 2, receiver e così via. Andiamo un attimo a farlo compilare. Andiamo a compilare. Forse gli devo includere questa. Sì. Vediamo se era lei. Era lei. Ok, quindi poi per rianalizzare un attimo il codice, qui ho creato una coda qui. L'ho fatta di 5 elementi, quindi è come se avessimo. Inseriamo tabella 1, 2, 3, 4, 5. Eccoli qui, questa qui è la nostra coda. Ok? Molto bene. Ogni elemento della coda ha una dimensione Win8. Quindi ognuno di questo qui è un Win8T. Quindi che cosa vuol dire? Che ci possiamo salvare un dato a 8 bit senza il segno. Ok. Poi qui invio 100, qui invio 200 è giusto per prova. Do priorità 2, ok. All'interno del sender task mi salvo questo valore che do come input dentro a questa variabile. Faccio una send to back. Ok. Associo il data in e qui ci metto, ecco che non ne avevo ancora parlato, qui ci metto che è praticamente la funzione che va ad inviare non deve aspettare niente. Ok? Quindi lei verrà sempre restituita. Ok? Quindi diciamo che idealmente non entrerà mai nello stato blocked, a differenza
della receive che in questo caso, avendo un delay di 200 millisecondi, rimarrà per 200 millisecondi nello stato bloccato. Quindi diciamo che l'esecuzione di questa, di questo script è in pratica, detta volgarmente, che inseriamo un testo, così poi questo ve lo metto su GitHub. Abbiamo che ogni volta che uno dei due sender caricherà un dato all'interno della coda, il task di ricezione la svuoterà subito. Ok? Quindi questo accade, che ogni volta che un sender caricherà un dato, e send to back, quindi lo caricherà in questa posizione, non darà modo, cioè il receiver non darà modo al sender 2 di caricare un ulteriore valore qui, perché lui prenderà il comando e il valore che il sender 1, ad esempio, ha caricato qui, verrà subito letto dal receiver. Quindi la volta dopo, il sender 2, in questo caso, caricherà di nuovo un valore qui, perché quello precedentemente caricato viene subito tolto fuori, quindi viene subito letto. Quindi quello che sta scritto qua, no? Lo si può immaginare facendo un ragionamento proprio sulla coda. Poi qui vado a controllare lo status, giusto per debug, e proviamolo a caricare. Quindi attacchiamo il nostro Arduino. Lo vediamo, mettiamolo così. Ah, devo inizializzare la seriale, che non l'ho fatto. Serial.begin. Ok, carichiamo e apriamo il monitor. Vediamo cosa dice. Quindi, come possiamo vedere, inizialmente non stamperà niente. Perché? Perché ho voluto fare una prova che mi hanno chiesto, cioè di inserire il for. Allora, il for è giusto inserirlo perché viene inserito anche negli esempi, però il for viene inserito dopo la dichiarazione dello scheduler, che noi qui non inseriamo perché è inserita direttamente qui dentro. Quindi se tu la metti qui, crei che il programma si bloccherà in questa parte, ok? Perché ad esempio se tu metti qui una coda, perché quello che mi hanno detto, ma io ho che la coda è creata correttamente, perché non mi viene eseguito niente? Innanzitutto bisogna sempre controllare il valore del task, cioè no, il valore, scusate, lo stato del task. Perché comunque voi in questo caso, ad esempio, stiamo istanziando una memoria RAM per la coda e della memoria RAM per il task, per i task. Poi, considerando l'Arduino che non ha una memoria RAM estesa, potrebbe andare in sofferenza. Ok? Quindi questo qui intanto lo togli da qui. Andiamo ad eseguire e vediamo se quello che abbiamo detto precedentemente accade. E che cosa abbiamo detto? Questo procedimento qui. Allora, quindi receiver sender 1, receiver sender 2, receiver sender 1 e così via per n volte. Oddio, che cosa è successo? Forse c'è qualcosa che ho toccato. Stampiamo il... Carichiamo. Ah, aspettate. Questi problemi si creano quando si mette
si mettono a tutte e tre la stessa priorità. Forse si vede che erroneamente l'ho cambiata. Si creano molti problemi perché vanno un po' in conflitto barra in confusione tutto. Quindi andiamo invece a rimettere la priorità al receiver. Coda, ok, errore RX. Allora, perché da errore RX? La coda da ok. C'è questo errore RX. Ah, certamente. Scusate, ma devo aver cambiato delle cose, non me ne sono accorto. Quando si fanno i command Z o control Z su Windows, bisogna farli con sentimento, come si dice. Oh, eccolo qua. Quindi quello che accade è quello appunto, mettiamola qui, quello che io rappresento in questa immagine, no? Quindi, come primo verrà eseguito il receiver all'inizio, considerando questa la nostra asse temporale, perché il receiver? Perché a priorità 2. Ok, poi dopo abbiamo il sender one che invia il receiver, vede che c'è un elemento nella coda e quindi riceve e libera la coda. La palla va al sender 2, invia 200, ok TX, ok RX. Poi il receiver vede di nuovo che la coda è piena. Andrà a ricevere, libera la coda e poi la palla andrà al sender 2. Così sender 1 e sender 2 si alterneranno per tutta l'esecuzione di questa applicazione. Infatti, se vedete 100-200, 100-200, 100-200. Ok, invece adesso proviamo a fare ad esempio il caso opposto, che quindi diamo la priorità maggiore a quelli che inviano è una priorità minore a quella che riceve. Però in questo caso, essendo che diciamo il master tra i due, perché allora perché dico master? Perché quello con priorità maggiore, no? Noi dobbiamo ragionare sapendo già quello che potrebbe succedere, cioè che cosa vuol dire? Se noi diamo la possibilità a un task con priorità maggiore, che in questo caso sarebbe, nel caso precedente era il receiver, no? Se noi qua gli mettiamo 0, vuol dire che lui verrà sempre eseguito. Ok? Perché non attenderà niente, ed essendo che è il task con priorità maggiore, andrà a sovrastare quest'altro. Infatti, se noi qua ci mettiamo 0, vediamo co cosa accade. Eccolo qua, vedete? Error TX, error TX, error TX. Cioè, in pratica accade che verrà sempre eseguito. Ah, scusate, infatti non mi tornava. Avevo già cambiato queste. Invece io volevo farvi il caso precedente. Eccolo. E comunque quello lì è il caso opposto, al contrario. Infatti che cosa viene eseguito? Sempre error TX, quando questi hanno la stessa priorità, dandogli sempre 0 e 0 come tempo di attesa. E invece qua che cosa viene eseguito? Sempre error RX. Perché mettendo 0 qua e 0 qua e dando questo tipo di priorità, è come il caso che abbiamo visto parlando dell'assegnazione di priorità in quell'episodio. Il task con priorità privata sovrasterà quelli con priorità minore. Quindi, essendo che sappiamo questo, noi al task con priorità maggiore assegniamo un delay. Chiaro?
Quindi, in questo esempio in cui invece i sender hanno priorità maggiore, noi il delay non lo andremo ad assegnare più al receiver, ma al sender, ai sender, diciamo. Quindi facciamo il copia e incolla di questa variabile, la mettiamo qui e questo lo copiamo qui. Quindi che cosa accadrà adesso? Accadrà il caso opposto di questo. Che quindi i sender avranno priorità maggiore. Ok? Quindi andiamo a vedere, però in questo caso ne abbiamo due sender. Vediamo cosa accade. Quindi abbiamo che il dato viene inviato, ok? Viene inviato perché in pratica qui su ITX è come se avessimo due task sender aventi la stessa priorità, ok? Quindi loro si devono comunque dividere il tempo. Allora, quindi questo qui viene realizzato. Dopo si andrà a leggere e andremo a leggere sempre 100, 200, 100, 200. E questo perché? Perché in pratica, essendo che sono due task sender che hanno la stessa priorità, si divideranno il tempo. Si divideranno il tempo di esecuzione e questa è sempre la regola di base quando siamo in prelazione con time slicing. Ok? Quelle volte in cui loro si troveranno nello stato bloccato, loro, cioè il receiver andrà a leggere. E quando è che loro si troveranno nello stato bloccato? Quando la coda è piena ed è per quello che all'inizio abbiamo solamente OKTX. Perché prima che loro usufruiscano di questo tempo, c'è bisogno che la coda venga riempita. O no? Loro, cioè noi gli diamo quel time to wait per fare in modo che la coda abbia il tempo di liberarsi affinché loro possano essere richiamate. Ed è per quello, quindi, all'inizio c'è bisogno che la coda venga tutta riempita prima che loro possano usufruire di questo delay. E infatti poi, in questo delay in cui loro stanno fermi, c'è il task receive. Ok? E poi dopo che cosa accadrà? Io qui c'ho, vediamo un attimo di decodificare quello che abbiamo. Abbiamo 100, 101, 2, 3, 4, no, dov'era? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sì, giusto, giusto. Perché in pratica all'inizio viene tutta riempita, ok? Però dopo, ogni volta che viene riempita, quindi andiamo a guardare qua. All'inizio, affinché le funzioni sender possano usufruire del delay, c'è bisogno che la coda prima venga tutta riempita. Una volta che è stata riempita, che cosa accadrà? Che verrà riempita e svuotata. Una volta sì e una volta no, perché ogni volta avremmo un solo spazio libero. Ok? E questo è quello che accade dopo, infatti. Prima viene tutta riempita e dopo avremmo uno sì, uno no, uno sì, uno no, uno sì, uno no, uno sì, uno no, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi
Ok, quindi per oggi credo sia tutto. Dopo domani invece andremo a parlare delle altre funzioni presenti nel reference manual per le code. Quindi buona serata e grazie. Ciao ragazzi!